Allo stadio Romeo Neri di Rimini si gioca un incrocio importante con Rimini che vuole riconquistare la zona playoff per la Vispesaro, la nuova Vispesaro di Roberto Stellone. L'obiettivo è chiaro: racimolare più punti possibili in questo finale di stagione per piazzarsi al meglio nella zona playout. Arbitra il direttore di gara Diop di Treviglio per Truise, le scelte con Lamesta, Capanni e Morra davanti. Risponde Stellone col suo 3-5-2, Carlson e Molina in attacco. Obi prova questo lancio al 14° a pescare la corsia di sinistra. Picciotto incrocia, il portoghese non trova lo specchio, ma ci prova al minuto 14 la Vis, che parte molto compatta ad inizio partita per lasciare pochi spazi alla banda di Troise, che qua ci prova con Morra. Spalla alla porta, ha il compito di girarsi, incrocia col destro, facile per Filippo Neri. Il primo tentativo del Rimini in un primo tempo e una prima mezz'ora molto bloccata. Il cross dentro l'area diventa buono per l'ex di giornata Matteo Rossetti, che mastica il destro e la palla termina direttamente sul fondo. Partita molto equilibrata nel primo tempo, con occasioni da una parte e dall'altra. La risposta del Rimini, che costruisce dalla sinistra, rientra con Capanni, calcio in porta, traversa piena al minuto 40. Smanaccia anche bene Filippo Neri su questa traiettoria sporcata dei guantoni. Nel finale di primo tempo poi il calcio di punizione di Lamesta ad incrociare la testata di Pietrangeli, che non riesce a trovare lo specchio della porta. Diverse occasioni, ma si resta 0-0. Passiamo alla ripresa. Lamesta rientra sul mancino, il suo piede si appoggia in avanti per la conclusione. Strozzata di Del Carro appena entrato in campo, tante mosse da una parte e dall'altra per provare a pescare il jolly giusto. Poi la punizione al minuto 89, potrebbe diventare letale, palo pieno da parte di Di Paolo, il capitano, che ha questo colpo qui e prende il pieno, il palo alla destra di Colombi, pericolosissimo. La Vispesaro nel finale di partita con il destro di Di Paola che incrocia in pieno il palo. Eccolo qua il destro fortissimo, palo pieno. Il Rimini però ci crede e al 93° pesca il jolly. Semeraro con l'ennesimo cross di serata, va dentro per Ubaldi che di testa legge la traiettoria e incrocia benissimo per il gol dell'1-0 al 93°, all'ultimo respiro. Il Rimini si porta avanti e vince questa partita con la zuccata di Leonardo Ubaldi. Tutta la festa del Romeo Neri in una serata bloccata fino all'ultimo. Il Rimini alla fine la sblocca col cross di Semeraro e la testata vincente del centroavanti ternano classe 99 al suo sesto centro. Poi all'ultimo secondo, al 99°, Di Paola ha questa occasione qui ma non c'entra la porta. Il Rimini vince, tre punti fondamentali per la zona playoff.